Siamo con il presidente della Federfarma di Agrigento. Presidente, allora facciamo un breve consuntivo della sua presenza qui in Federfarma. Io intanto intendo ringraziarla per avermi pensato e per questa sua intervista, che arriva giusto quasi a un anno dall'inizio del mio mandato. Abbiamo cominciato all'inizio di quest'anno con il richiedere la vaccinazione per il personale sanitario e per i farmacisti in particolare, e adesso stiamo finendo l'anno con i farmacisti e il personale sanitario che andrà a fare la terza dose, o meglio la dose di richiamo del vaccino. Questo ci fa pensare già a tutto quello che è trascorso in questo anno e al Covid che ha condizionato la vita di noi tutti, e in particolare anche ci ha visti protagonisti, se vogliamo, come farmacie sul territorio, di tutte le vicende sanitarie che abbiamo seguito e che abbiamo sperimentato in questo anno. La farmacia è stato in questo periodo di Covid un punto di riferimento un po' per tutti, perché diciamo l'unica struttura, una delle poche strutture in cui si poteva andare purtroppo per motivi di salute, però ecco, è stato un punto di riferimento per tanti italiani. Senz'altro, ovviamente in tutta Italia, non solo nella nostra provincia o nella nostra regione. Basti pensare che quando c'è stato il lockdown solo le farmacie e i negozi di alimentari erano aperti, come sappiamo. Giustamente altri operatori sanitari, a cominciare dai medici di famiglia o anche dalle strutture sanitarie pubbliche, hanno un po' chiuso le porte per rispettare i protocolli e per paura del contagio. Le farmacie sono rimaste aperte, hanno accolto la popolazione. Oltre alla loro funzione di dispensare farmaci, che è la loro mission primaria, si sono aggiunte nelle farmacie tante altre caratteristiche, tante altre consulenze che abbiamo offerto senz'altro alla popolazione, a cominciare per esempio dalla prenotazione dei vaccini. Perché devo ricordare che nella nostra regione la prenotazione dei vaccini è stata affidata per via telematica alla piattaforma di Poste Italiane, che ormai conosciamo un po' tutti, ma dobbiamo dire che all'inizio, quando un ultraottantenne o una persona fragile doveva prenotare il vaccino, ovviamente non sapeva cosa fare. A chi si è rivolto, visto che nessuno degli altri operatori sanitari poteva aiutarlo, si è rivolto alle farmacie. Noi, con spirito di abnegazione e di nostra spontanea volontà, abbiamo aiutato i cittadini a prenotare i vaccini, li abbiamo seguiti in questo loro cammino, abbiamo svolto una funzione importantissima anche nell'opera di convincimento della gente, che all'inizio era scettica, aveva dei dubbi, come continua ad averli, per carità. Infatti anche oggi stiamo assistendo a situazioni di questo tipo, ma hanno trovato sempre nella farmacia una struttura e soprattutto delle persone, dei professionisti che li hanno aiutati, li hanno consigliati e li hanno seguiti sicuramente. Oggi la farmacia invece è diventato anche un punto di riferimento per ciò che riguarda i tamponi. Alcuni si sono attrezzati con locali, con delle tende annesse alla farmacia, altri addirittura hanno fatto dei drive-in in modo che con le macchine stesso, senza scendere diciamo dalla macchina, effettuano il cosiddetto tampone. Anche questo, diciamo, abbiamo visto che tanta gente ricorre alla farmacia per questo tipo di esame. Sì, sicuramente. Adesso sappiamo tutti, piano piano, le farmacie che effettuano i tamponi sono ormai tantissime nella nostra provincia. Lo screening attraverso il tampone antigenico rapido, che è quello che si fa in farmacia, è una cosa importantissima. Purtroppo devo dire, in Sicilia siamo arrivati buoni ultimi rispetto ad altre regioni, però abbiamo recuperato bene, stiamo recuperando. Perché è importante? Perché
Questo controllo sicuramente è l'analisi, diciamo, l'analisi di prima istanza per già cominciare a vedere nella popolazione l'incidenza della positività, quindi l'incidenza della diffusione del virus. E più se ne fanno, più gente ricorre a questo servizio, più noi possiamo riuscire, noi inteso come istituzioni, possiamo riuscire a dare questo tipo di statistiche alla regione, perché noi stiamo contribuendo tantissimo a formare quelle statistiche che noi vediamo ogni giorno in TV quando dicono l'indice RT, i nuovi positivi, oggi in Sicilia sono X, sono il numero dei positivi. Le farmacie stanno contribuendo tantissimo a questo screening ed è importante rivolgersi alle farmacie. Adesso poi con l'avvento del Green Pass sappiamo che le farmacie autorizzate che utilizzano i test autorizzati possono anche rilasciare il Green Pass di 48 ore in seguito a un tampone negativo, ovviamente. Anche perché l'uso dei tamponi, cioè la richiesta dei tamponi è aumentata anche per via di tanta gente che non vuole ancora vaccinarsi. Purtroppo dobbiamo constatare che questo che lei ha detto è un fatto che sta accadendo, c'è poco da fare, non possiamo nascondercelo. Noi stiamo cercando di fare di tutto per convincere le persone a vaccinarsi, per spiegare che i rischi sono sempre dei rischi calcolati, che è importante più che mandare a vedere se in quel momento sono positivo o sono negativo, è più importante andarsi a vaccinare. Però abbiamo notato questo, sicuramente un aumento di persone che si rivolgono a noi per fare il tampone, anche periodicamente, magari se devono recarsi al lavoro, devono andare a scuola, perché hanno molte perplessità sulla vaccinazione. Questo è un dato di fatto, c'è poco da fare. Però quantomeno almeno c'è il tampone, voglio dire, almeno stiamo tranquilli da quel punto di vista. Anche molti usano per prendere l'aereo, insomma. Sì, certo, è richiesto anche dalle compagnie, ovviamente, ma già da tempo. Presidente, parliamo della terza dose, già i sessantenni, la gente fragile, diciamo, se lo può fare, quindi diciamo, sì. Questo è un fatto importante dal suo punto di vista anche di medico. Sì, allora, le dico subito. Io vorrei dire che non dobbiamo parlare di terza dose, io parlerei di dose di richiamo. Perché? Perché parlare di terza dose, ho sentito, ormai se ne parla insomma tutti i giorni, dappertutto, se ne parla anche in trasmissione in posti dove secondo me non se ne dovrebbe parlare, comunque questo è un altro argomento. Questo parlare di terza dose è come se i detrattori della vaccinazione dicono allora ci sarà una quarta, una quinta, una sesta. Probabilmente sì. Nella pratica medica, nella storia dei vaccini, esistono le dosi di richiamo e non è altro che una dose di richiamo per continuare a rafforzare la risposta immunitaria dell'organismo e rispondere bene a eventuali attacchi del virus nel futuro. Quindi la dose di richiamo, detta anche terza dose, va fatta sicuramente, soprattutto chi ha già sperimentato le prime due dosi con nulli o pochissimi effetti collaterali, è ovvio che debba fare la dose di richiamo. Tutto questo può solo garantirci un futuro normale. Dottore, insieme alla terza dose si farà il vaccino anti-influenzale, ecco. Molti sono perplessi, ma il connubio, diciamo, va bene, si possono fare, ecco, un chiarimento anche per chi ci ascolta. C-
Ci sono già esperienze, in provincia, non so, ma credo pure, ci sono già esperienze a livello nazionale e internazionale di somministrazione in contemporanea sia del vaccino antinfluenzale che della dose di richiamo del vaccino Covid. Già le evidenze cliniche e scientifiche ci dicono che non c'è stato alcun problema da questo punto di vista, quindi non deve sembrarci strano che recandoci presso l'hub e a chi ne ha diritto venga somministrato su un braccio la dose di richiamo Covid e sull'altro braccio il vaccino Quindi antinfluenzale. nessuna Questo paura, insomma. assolutamente, assolutamente, nessuna paura. Questo mi dà modo di dire pure che appunto il vaccino antinfluenzale noi lo facciamo ogni anno. Quindi, se consideriamo la vaccinazione Covid, che probabilmente potrà diventare come una vaccinazione antinfluenzale, anche quella la faremo ogni anno, quindi faremo sempre la dose di richiamo ogni anno. Dico, non c'è nulla di strano, purtroppo adesso si sta un po' demonizzando un po' tutto, però dico, la realtà è questa e le evidenze scientifiche sono queste, è da una vita che facciamo così. Dottore, ecco, ci abbiamo alla fine della nostra discussione. La farmacia è diventato anche un punto di coagulo di diverse prestazioni richieste anche dall'ASPE. Assolutamente sì. Intanto volevo riallacciarmi un attimo all'argomento centrale dei vaccini per dire che siamo già pronti nella nostra provincia per partire con le vaccinazioni in farmacia. È un traguardo che abbiamo raggiunto come categoria già da diversi mesi con l'introduzione nella legge nazionale e anche con il protocollo regionale della possibilità di effettuare le vaccinazioni in farmacia. Quindi sta arrivando adesso il protocollo regionale per poter effettuare in farmacia anche le vaccinazioni dell'influenza. Quindi sicuramente ormai è questione di giorni. Stiamo aspettando che l'ASP metta a punto le ultime disposizioni per poterci fornire sia il vaccino Covid, sia il vaccino dell'influenza. Già abbiamo una trentina di farmacie già pronte, che hanno fatto già richiesta per poter effettuare le vaccinazioni e a presto partiremo con questa novità importante per la nostra provincia, in quanto in altre province si è già partiti. Altri servizi che stiamo facendo in questo momento, uno importantissimo è lo screening dei tumori del colon retto. L'ASP sta mandando in tutta la provincia delle lettere agli aventi diritto, cioè le persone che hanno compiuto 50 anni e fino a 69 anni, per recarsi in farmacia, dove verrà consegnato un kit per fare l'analisi del sangue occulto nelle feci e poter diagnosticare in tempo una patologia che ha un'incidenza grandissima sulla popolazione, che è quella di prevenire il tumore del colon retto, che come sappiamo origina magari da una piccola protuberanza, il cosiddetto polipo, e poi può degenerare in un tumore che ovviamente mette a rischio o la vita o la qualità della vita dei cittadini. Le farmacie stanno partecipando attivamente tutte quante a collaborare con questo screening e l'ASP sta facendo tanto anche dal suo punto di vista, ma anche in questo caso noi siamo il punto di riferimento della popolazione. E inoltre poi, come sappiamo, già da tempo le farmacie possono effettuare prenotazioni per visite mediche oppure possono far pagare il ticket per visite mediche prenotate dai cittadini con sicuramente un vantaggio in termini di praticità e di raggiungimento. Le farmacie sono presenti in tutti i centri, anche i più piccoli, sono praticamente sempre aperte. Voi troverete sempre una farmacia aperta, sempre una farmacia di turno, anche nel più piccolo centro. E questo le rende sicuramente un veicolo importante per tutte le Anche campagne le farmacie sanitarie. rurali, ricordiamo, insomma, hanno la Soprattutto loro importanza. le farmacie rurali sono la spina dorsale del nostro servizio. Non tutti sanno che le farmacie rurali italiane sono il fiore all'occhiello del servizio farmaceutico e ci sono invidiate anche dalle altre nazioni, perché come molti hanno avuto modo anche di sperimentare, magari varcando i confini
italiani, in altre nazioni non trovi una farmacia, un servizio farmaceutico con un professionista, un punto così attrezzato in piccolissimi centri. Recentemente c'è stato anche un aumento di punti, diciamo, di farmacia anche nella nostra città. Abbiamo visto qualche nuova farmacia che si è aperta anche in provincia, quindi questo è un dato positivo, Presidente. È un dato positivo sicuramente. Queste nuove aperture scaturiscono dai tempi del governo Monti, quando in quell'occasione si abbassò il quorum di abitanti per farmacia, perché come sappiamo le farmacie giustamente sono ancora, il numero delle farmacie è ancora collegato alla popolazione, al numero degli abitanti. Abbassando il quorum di abitanti per farmacia, ovviamente sono scattate delle nuove sedi che adesso già si stanno aprendo. Infatti abbiamo visto ad Agrigento ci sono altre due sedi in più, e anche in altri grossi centri della provincia si sono aperte nuove sedi e qualcun'altra ancora si aprirà. Sicuramente è un dato positivo, aumenta l'offerta del servizio, il servizio alla popolazione, la popolazione troverà più farmacie a disposizione, ancor più di quelle che già erano presenti e che già davano un servizio egregio e di eccellenza. Presidente, lei è presidente di ADI Federpharma, ecco, vogliamo un po' fare il punto cos'è questa ADI Federpharma, da non confondere con l'ordine dei farmacisti. Certo. Quindi, diciamo, giusto per chi ci ascolta, chi non è molto ferrato in materia. Chiaro, l'ordine dei farmacisti è il nostro ordine professionale. All'ordine dei farmacisti siamo iscritti tutti, io, gli altri titolari di farmacia miei associati, i nostri collaboratori di farmacia. Qualsiasi farmacista è iscritto all'ordine, ed è l'ordine professionale, che è una figura istituzionale al pari degli altri ordini. La nostra organizzazione, l'ATIFAR Federpharma, è un'associazione che raggruppa solo i titolari di farmacia, quindi il nostro compito è seguire, aiutare, curare gli interessi dei titolari di farmacia. Ecco, recentemente, giusto per capire, che presenza avete nel territorio agrigentino? In termini di numero di farmacie siamo circa 150 adesso, appunto, con le nuove aperture. Ci troviamo in tutti i centri, anche nei più piccoli, anche in molte frazioni. Presidente, allora, giusto per concludere, come concludiamo questa intervista? Facciamo un appello magari ai più scettici a recarsi in farmacia e chissà anche farsi il vaccino? Beh, sicuramente l'appello a recarsi in farmacia è sicuramente un appello che faccio ed è un appello che speriamo venga accolto dalla popolazione, anche se devo dire francamente, a prescindere da quello che possiamo leggere a volte nei giornali, la gente, le persone sanno benissimo che possono contare sulle farmacie e sui farmacisti.